Simmers. E non? Ben tornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra Legacy Share. Siamo di nuovo tornati ragazzi dalla nostra Linette che qui si sta gustando la sua colazione. Per la prima volta ragazzi cucinata da lei, quindi è una cosa veramente fantastica. Guarda un canale nel frattempo i notiziari, così sei aggiornata un po' su quello che capita nella vita, po non in generale, sai, nella quotidianità, fra virgolette, mettiamola in questo modo, e sta col plumbob girato perché ragazzi c'è un temporale pazzesco, questo ci penso io tesoro, non ti preoccupare tu. Concediti un po' di svago perché poi... Dovrà ragazzi lavorare un pochino sulla programmazione. Quindi muoviti, tesoro. Il tempo di fare colazione. Allora, dunque, notare il tempo, ragazzi: è tremendo proprio oggi. Ma almeno abbiamo innaffiato le piante. Va bene, e quindi si, sì. tesoro, che c'è? Ah! Al governo, ci sono solo ladri, va bene, cara. Non è il momento di preoccuparci di questo. La cosa mi infiamma, eh, lo so. Lo so, a molti di noi. Quindi, ripulisci. Basta stare davanti alla tv. Uh. Ci sono tanti sim con la pioggia in giro, ragazzi. Con questa pioggia, ma dove se ne vanno, non lo so. Però va bene, vieni qua, cara mia. E a questo punto uh, Programma Proviamo a mm, Creare un plugin ragazzi Dovrebbe aumentare Comunque cioè do penso dovrebbe andare bene fa sempre, parte della eh, così, fa sempre parte della programmazione Il temporale vabbè c'è Vediamo se aumenta anche la sua abilità sì. Quindi stiamo lavorando sulla programmazione Devi andare a lavorare fra un'ora quindi dati da fare in questo episodio qui, ragazzi. Io ovviamente cosa ho immaginato? Che, ehm, come sapete, cerchiamo di rendere il gioco abbastanza realistico. E per quanto riguarda il realismo, vi informo che ho installato. Ehm, due mod che mi ha consigliato Adana e Sims. Lei ha fatto anche eh, dei video al riguardo, delle review. Andate nel suo canale, ragazzi, a vedere perché è bravissima. E una è la Slice of Life mod, l'altra qualcosa sul romanticismo, ora mi sfugge il nome della mod, Passionate Romance, una cosa del genere. Comunque sì, ragazzi, queste due mod che non vanno assolutamente a rompere le scatole alle regole della challenge, perché um, la Slice serve a rendere il gioco un po' più realistico, quindi per esempio, non so, um, quando la nostra flirtante avrà... Tipo un po' le guance un po' così arrossate, se è stanca magari gli occhi un po' cerchiati, quindi non cambia poi a livello di regole per la challenge. Hai finito qua? Ma anche no, non hai finito, quindi su. A questo punto programma di dai. E quindi sì, e dicevo, visto che nella mia fantasia comunque per rendere anche il gioco più realistico il tempo passa... Loro hanno iniziato, come eh, se ben ricordate dallo scorso episodio, ora io vi mostro, vedete Harvey, Anime Gemelle, un cuore e due Sim, fidanzato, appuntamenti esclusività, una relazione, hanno iniziato a frequentarsi. Quello voleva un po' Harvey da lei, cioè lei sì voleva divertirsi all'inizio, se ben ricordate, con lui, che comunque no, l'attrazione c'era, un bel simmino, ragazzi, tutto quello che volete, però... Um, Arve invece sta cercando qualcosa di più. Arve è un po' stanco della vita che conduce perché Arve ha un passato un po', un po molto diverso da Linette. Linette è un po' uno spirito libero. È stata cresciuta all'interno di una famiglia che l'ha sempre incoraggiata ad essere ciò che voleva essere senza mai darle comunque. Vai. Dov'è lavorare senza mai darle ragazzi dei limiti su, da questo punto di vista? Oh, inizia anche a nevicare, ma che meraviglia! Mentre Harvey, ragazzi, è cresciuto in una realtà familiare completamente diversa, cioè ehm, lavora sodo. Harvey doveva per forza seguire le, diciamo, no, le orme questo della sua famiglia. Specie perché no, alla nostra può interessare, dicevo, hanno avuto una vita completamente diversa, quindi ad Harvey mh, è per questo poi, no, che all'inizio erano, e tuttora, sotto molti aspetti sono molto lontani, perché Harvey non riesce a capire molti ragionamenti, molti comportamenti di Lynette e viceversa, però stanno provando comunque, perlomeno dallo scorso episodio, di far funzionare questa relazione, hanno deciso di provarci, per ora si frequentano, non sono ufficiali. Ufficialmente fidanzati, la loro è una frequentazione, ecco io me la immagino così. E ovviamente, come dicevo poco fa, per rendere il gioco no, abbastanza credibile, immaginiamo ragazzi che non si stiano frequentando dallo scorso episodio, ormai è passato un po' di tempo. E quindi sì, la nostra, come avete potuto vedere, ha il desiderio di fidanzarsi ufficialmente con lui. Vediamo un po' che cosa succederà. E siamo arrivati, ragazzi, al festival. I nostri, ovviamente, si vedono. Eh, si abbracciano e, ovviamente, eh, bacia sulla guancia. Guardateli, che carini, ragazzi! li adoro. Oh, non è la morte di nessuno? Se ogni tanto andiamo, insomma, fuori. Ma sì, sai, ho avuto tanto lavoro. E poi anche tu mi hai tirato il bidone qualche volta. Quindi ora non rompermi le pele. Ok, va bene, ragazzi. Non iniziamo, eh? Allora, dunque, vai qui insieme. Dovete partecipare alla sfida del carry, tutti e due, anzi, vai qui insieme, scusami tesoro. Quindi basta charlare, la sfida del carry ci attende. Notate ragazzi quanti ob obrobri ci sono, cioè acconciate in modo proprio ragazzi che non eh, si fa fatica comunque a guardarli, ecco. Tenta la sfida del carry speziato insieme, ce la faranno. Ma sei sicura di voler fare questa cosa a lei? Ma certo? Guarda che me la cavo Col ciò che è speziato. Se lo dici tu però caro perché sembra che Nietzsche non sia abituata, eccolo lì infatti. Però tesoro, sediti insieme, non devi sederti lì. Anche Arve è in difficoltà. Tesoro, ti devi spostare. Eccola eh, lì. Chi è lei? Lily Fang con le mesh ragazzi. Mamma mia, cose mistiche. Dai forza, siediti, tesoro. Mamma mia, effettivamente non fa proprio per me quando te l'avevo detto io. Eh, non utile che fai tanto, però, lo splendido, caro, perché a quanto pare anche tu non sembri, come dire, in grado di gestire le fiamme, eh, con tutto il bene, ragazzi, eh. E lei, oh mio dio, come mi è venuto in mente di mangiare il curry? Ma proprio dritto al cervello, eh, lo so, tesoro, eh. Quindi niente sfida del carry vinta, ragazzi, che dobbiamo fare? Basta, dai, <ride> va bene. In realtà, però, la nostra è venuta qui, più che altro, attirata da... Uh, pianta di basilico insuperabile, guardate. Cosa c'è? Pianta di salvia insuperabile, cespuglio qualità insuperabile, un cespuglio frondoso e fiorito, va bene. I funghi, prezzemolo, pomodoro, Vite, oh, quella ragazza. Oh, questo io aspettavo, i frutti del drago, ragazzi, ottimo Vabbè, il basilico abbiamo detto Benissimo, ragazzi Quindi direi che la nostra viene qui La prima cosa che fa è raccogliere i frutti del drago, assolutamente sì Quelli e la vite Che sono poi, ragazzi, no, quelli che rendono di più E male non fa Perché, ragazzi, la nostra ha messo da parte più di 5.000 simoleon, eh non male, c'è da dire, non male. Quindi vai, cara, raccogli tutto quello che vuoi raccogliere. E poi magari potresti andare qua. Dai, senti Lili Feng, però. Sei sempre in mezzo al pelo, scusami se te lo dico. Oh, guardate che carino, Harvey. Bravo. Guarda l'esibizione insieme, dai. Che carina questa cosa, bravo, Harvey. Tesoro, perché ti gira così? In questo periodo c'è il festival delle spezie e dobbiamo proprio andarci. È l'unico posto in cui è ancora possibile comprare degli ingredienti davvero freschi e cambierà la tua vita per sempre. E tesoro, ci siamo già però noi al, al festival, capisci? Quindi, sale di livello in giardinaggio, vabbè, lo faremo. E clicca di là della sua giornata, no? Perché secondo me Lynette si è resa conto che Harvey. Allora, come va? Non ti vedo molto sorridente oggi. Ma hai dei problemi? Non lo so, magari il lavoro? Però, tesoro, fa frio. Abiti, cambia abito e indossa qualcosa, no? Per il freddo, ecco, tipo questo. No, sai, guarda, è scoppiata un po' una guerra a casa mia con la mia famiglia. E lei, ma come la guerra? Oddio, se la sta prendendo anche con la tizia. Sì hai ragione però quando sto con te mi torna poi il sorriso Oh ma che tenero che sei Sì però la finita ciccia non è che possiamo star qua a usannare te eh. con tutto il bene del mondo Senti fai una cosa Vai qui insieme Che c'è? Uh Don Lotario ragazzi Sempre un bel sim Allora no devi andare in bagno però tesoro Devi andare in bagno e dovete divertirvi Quindi vai in bagno un secondo Sì va bene Lingua scottata e deve andare in bagno, vai. Perché l'ultima volta hai rischiato di fare una figura barbina. Poi le tubature che si sono rotte hanno un po' salvato la situazione, sta scusa patetica. Però, ragazzi, in realtà la figura era più che barbina. Quindi, tesoro, vai. Ora lavati le mani. E io volevo un attimo cantare in duetto country. Però possiamo farlo solo con Don Lotario. Vai qui insieme, Harvey, caro, ti sei perso? Dov'è Arve? Oh, dai, Arve. Dai che ci sono diverse attività qui che potete fare. Quindi, sì, tesoro. No, la partita no. Uh, canta in duetto, la lo puoi fare, cantare in duetto con lui? No. Quindi facciamo una cosa a questo punto, magari, anche per fare qualcosa di diverso. Che è? Canta al Karaoke, ma mi prende iniziative, tesoro! Vai, lui ti sostiene Non sta cantando, ragazzi Canta con la forza del pensiero, che è? Vabbè Cose no. mistiche e lui, ma non te la cavi poi molto bene Ma vogliamo tirar fuori delle parole Beh, ragione Eh, scusami No, lascia fare tesoro, guarda, lascia perdere perché non fa per te. No, volevo in realtà mandarvi qui. Dai, una partita insieme perché no? Sfida a una gara di canestri, Harvey. Come potrebbe essere diversamente, ragazzi? Del resto, dai, inizia la donna del club. No, tesoro, uh, anzi, guarda, sì. Vuoi iniziare? il Raduno? Gli Arvet, dai, iniziamo questo raduno così stai più serena. Sarei di bello in comicità? Sì, perché tu sei una comica nata. Vai! Chiacchiera con Arvi, ok. Oh ragazzi, che classe! Vediamo. No, una schifezza. Vai! Non sembri molto pratico pure tu, eh? Beh, tesoro, non è che tu ecco, è così da adesso, la l'abilità di forma fisica, ma secondo me pure tu sei una schiappa, dai, fammi vedere. Beh, c'è andata più vicino di te, però, tesoro, questo è in dubbio. Me la sono cavata decisamente meglio di te. Ma vi avevo già fatto diventare migliori amici, però, per quale motivo non... Uh, non mi ascoltate mai, vabbè. Poi dai, raccontagli una storia. Vai, faccio quest'ultimo lancio uh -huh. oh. E vai così, vai net. Oh, va. Piangi Harvey, piangi oh, E yes. lui capisce se te la cavi, sicuramente è meglio di me Eh beh, scusami eh Dai, ti diamo quest'ultima chance Complimenti, ok, basta così Sì, vabbè, ora arriva lo splendido, scusi eh Queste cose mistiche, va bene, no Sedetevi qui un secondo ragazzi Madonna, quanto vorrei tanto farli ragazzi giocare là sopra perché io ce li vedo troppo. Eh, ammira le stelle, oh, questa è una bella cosa. Anche perché lei è stanca, quindi fai una cosa. Sì, vabbè, non entriamo in dettagli strani. No, io volevo in realtà farvi ammirare le stelle. Però in questo momento non si può... Sì, chiedi di ammirare le stelle, ragazzi, cieca come sempre. Dai! Che dopo un allenamento... Del genere... Se ce la facciamo, ragazzi, ovviamente... Bisogna ammirare le stelle e rilassarsi un po'. Allora che dici... Perché io immagino, ragazzi, che mentre saranno qui, no? Eh, sdraiati ad ammirare il cielo, quello che volete voi. Un po' parleranno. Oh, guarda, guarda quante stelle meravigliose! Lui, sì, ce ne sono veramente tante, hai proprio ragione. Perché lei, ripeto, lo vede, ragazzi, che è diverso dal solito, Harvey. E quindi, un po', no? Io volevo farvi una foto, ma vediamo un po' se ce la faccio. E un po' le dispiace perché comunque... Ora è un po' che si frequentano, lei vorrebbe essere di aiuto e capire. Fennelli, abbiamo qua l'allenamento di ballo, tesoro, che stai più di là che di qua. No, ehm, baciarvi, io... Oh... Sì, ora lei magari gli sta dicendo... Vedi, secondo me tu sbagli perché devi fare ciò che vuoi davvero nella tua vita. Non devi farti fermare da ciò che vogliono i tuoi genitori. La vita è tua ed è una sola. E lui, eh, lo so, parla dei sogni. Lei parlerà dei sogni, appunto. Io, mi è sempre stato insegnato che, vedi, è come se i sogni fossero un'enorme piscina. Se hai la forza per nuotare, si realizzano. Se invece ti lasci andare e ti arrendi alle difficoltà, anneghi e a quel punto sono cavoli tuoi. Bene, ok, tesoro. Viva ste perle di saggezza. Però è una metafora che lo colpisce, diciamo, no? Stiamo insieme, no? Tu dovresti parlarmene. Ma vedi, io sogno di essere libero, di non essere legato in un ufficio, di poter vivere all'aria aperta, mangiare quello che voglio, non dover sempre stare a queste cene aziendali. Ma allora senti la mia idea: vivi libero la tua vita, cambia tutto. E lui, eh, è vero, dovrei, ma sai, non è facile. Sono un bravo ragazzo, insomma, no? sei una persona pulita. Vorrei essere come te, Linette, avere la forza di lottare per i miei sogni. Sta dicendo lui: Ma tu hai la forza, abbraccialo, tesoro. Perché questo che sta dicendo lei è più morta che viva, ma tu hai la forza per combattere con, per i tuoi sogni e io ti aiuterò sempre. Tu puoi contare sempre su di me. Dammi retta, abbandona il lavoro che non ti piace. Sta dicendo lei. E inizia a vivere la tua vita come vuoi davvero, accarezza la guancia, e gli dirà una cosa, ragazzi, che è ovvia, fra virgolette, no? Vedi, non avrei mai potuto fare quello che fai tu, lavorare con i computer. I miei genitori non me l'avrebbero mai permesso, capisci? Sì, ma ora non sei più un bambino, e puoi fare quello che vuoi dammi retta devi essere libero e dicevo lì sta per dire una cosa ragazzi che può sembrare una banalità ma secondo me molto spesso ci dimentichiamo la diamo un po' per scontata cioè Rinette gli sta dicendo la, la vita è una sola quindi vivila al meglio delle tue capacità e come vuoi ovviamente restando sempre ragazzi con i piedi per terra è quello che sta dicendo lei e basta, questo gioca una partita, poi ti divertirai dopo. Eh, ragazzi miei, ragazzi miei. E quindi sì, no? Immaginiamo che conoscerlo, impara, questo impara a conoscere al momento sia. Io ti conosco, Harvey, adesso. Eh, lo so, hai ragione, dovrei mollare tutto. Non devi perdere tempo a prendere mosche. La vita è una sola e devi viverla a pieno. Hai ragione. Potranno esserci giorni di pioggia, giorni di pieni di nuvole, ma io devo vivere come voglio, Linette. Ma certo, e anche se dovesse scoppiare una guerra a casa tua, pazienza, devi essere libero di vivere come meglio credi. Sì, vabbè, uh, abbiamo capito. Magari immaginiamo di dica tu mi hai dato una nuova energia, il tuo amore. Oh, Harvey, sei così dolce, però davvero inizia inizia a vivere come vuoi. È vero. Basta fare monnezzate, Linette Grazie a te ho capito l'importanza di vivere i miei sogni. Arriviamo al giorno dopo, ragazzi. E la nostra ha in mente un piano folle da proporre a qualcuno. Non qualcuno a caso. Svuota sto schifo, ma ovviamente A Harvey. E lo ha invitato qui per parlarvene. Insomma, invita ad entrare, non lottate, vi prego, perché c'è la lista di quartiere non lottate, vi prego. Molto, vedete? Dai, entra pure. Mi hai sorpreso, insomma. Questa chiamata urgente. Dici che mi vuoi parlare? Eh, sì. Ti deve parlare, caro. Quel che te abiti, buonanotte. Azioni, forma un gruppo. Mettiamoli nel gruppo, ragazzi, e sediti insieme. È successo qualcosa? E lei, sì. È successo qualcosa, in realtà? E lui, beh, dimmi. E lei ovviamente, ragazzi, mi ha venuto a dire, allora, prima di tutto dimmi, come sta andando? È una giornata di sole questa, oppure ci sono ancora problemi? Mi diceva, non è facile come una partita di baseball, devi, insomma, avere pazienza. Sto cercando di risolvere prima tutti gli aspetti lavorativi, sai, non è facile. Non è solo una questione economica. Ma perché queste fusion, ragazzi? Mi fate un po' impressione, ve lo dico sinceramente. Però sì, oggi è una giornata di sole, già per il solo fatto che tu, insomma, mi abbia chiamato, eh? Vuoi che rimanga a dormire qui da te? No, veramente volevo parlarti di una cosa molto più seria. Harvey? Dobbiamo iniziare a scrivere un nuovo capitolo della nostra vita, lui, non so cosa intendi. Ti prego, non ricominciamo di nuovo coi discorsi dell'immondizia, eh? L'ultima volta, no, la romantica no tesoro, non è quello che ci interessa in questo momento. L'ultima volta insomma sei andata avanti per ore a parlarmi dell'immondizia. Ti ho detto che un domani la butterò, eh, stai tranquilla? No, non è di questo Ardeid di cui volevo discutere. Beh io non voglio sembrarti un discorotto, ma ho riflettuto molto. Sul discorso fatto ieri, lui, beh sì, ho capito, devo dare dei toni di colore diversi alla mia vita, non posso più dormirci sopra. Esatto, Harvey, e ho capito una cosa, tu hai il diritto di brillare come una stella, e non potrai mai farlo fino a che darai retta, insomma, alla tua famiglia, finché ti sentirai costretto. No, vai qui insieme. Harvey, sono costretta a bloccarti di nuovo la porta, perché altrimenti, ragazzi... Blocca la porta per tutti i membri dell'unità familiare, altrimenti vivono al piano di sopra. e beh, te l'ho già spiegato, non è un discorso facile. E lei dirà, beh, mangiamoci sopra. Eh sì, tesoro, davvero, servi la cena. Il tuo famoso formaggio grigliato, famoso non lo so perché, non è mai cucinato in vita tua. Lui dice: Non è che stai cercando di avvelenarmi, vero perché così non riuscirei mai a dare una svolta alla mia vita. Ah ah, simpatico, no? Volevo fare un discorso molto serio con te, Arby, in realtà. E lei si sente un po' giocosa. Lui è flirtante, ragazzi, come sempre, quando sta accanto a lei. Basta che non siano l'amate. Te l'ho spiegato, sai, in questo momento c'è un po' la guerra a casa mia. Io apprezzo molto quello che cerchi di fare, però. Insomma, ci vuole del tempo, capisci? Dopotutto mi sono appena trasferito a casa loro, sono una persona poi per bene, un ragazzo pulito, te l'ho detto, te l'ho spiegato. Non è facile voltare le spalle alla tua famiglia quando per anni sei cresciuto in quel modo. Sta dicendo lui, no tesoro, molla il piatto, molla, lo dai, ti prego. Innanzitutto questo, mettilo in un punto in cui, ecco, prendi una porzione insieme. E lei dice: Ma nessuno parla che devi voltare le spalle alla tua famiglia. Però non è giusto che ti sacrifichi e rinunci ai tuoi sogni. Quindi mi è venuta un'idea fantastica. Eh, conoscendo Lynette, ragazzi. Vai, fai una conversazione profonda. E lui: e quale sarebbe questa idea, Lynette? Perché, ovviamente, ha imparato a conoscerla, ragazzi, no? Sa che a volte Lynette è un po' matta diciamocelo e quindi si sì, fida di lei per carità è innamoratissimo di lei eccetera però sa che a volte fra virgolette va un po' contenuta ok quindi la nostra parlerà farà una conversazione profonda discuterà dei suoi interessi per rimangare appunto no le tue passioni le tue um, le tue aspirazioni tu è quello che devi seguire non devi no. Non ci vuole una scienza per capire che tu non sei fatto per lavorare oh, in un'università e essere sacrificato. Beh, su questo non posso che darti ragione. Eh, però cosa dovrei fare? Te l'ho detto. Non devi prendere tempo. Non devi passare tempo a prendere mosche. Quindi io ho trovato la soluzione. Non ci vuole una scienza. quello soluzione. Ma è semplice, sta dicendo lei. Eh, sì. Cioè, rallegralo. Innanzitutto non farmi quella faccia. Non sto per sparare una lamata, Harvey. Beh, no, non dico questo. Vedi, tu meriti di meglio nella tua vita, meriti di sorridere. Non puoi indossare un paio di occhiali da sole e nasconderti dietro di essi per non vivere la tua vita in libertà. Devi seguire i tuoi sogni. Quindi? Sì, tesoro, parla non ci vuole una scienza per capire che è l'unico modo Norman da chiudere quella casa quindi la soluzione ideale è una e una soltanto che ne oh, dici? di convivere e lui può essere una buona idea? sta dicendo lei ma non avevi detto che non dovevamo correre? Ma non stiamo correndo, Harvey, ormai ci frequentiamo da mesi. Se sei d'accordo, ti accetterò qui come coinquilino. Niente di più per il momento. Ragazzi, è una follia, lui lo sa che è una follia, però come dire di no al Net che con la sua energia, con la sua vitalità Riesce a farli comunque capire quanto sia importante, no? eh, Vivere la propria vita, cercare di raggiungere i propri sogni il più possibile, senza ovviamente, ragazzi, eh, come dire, sempre andandoci con i piedi di piombo, sempre con il, con il cervello, con la testa. Però tentare quantomeno tentare e restare nella situazione in cui si trova adesso Harvey per lui è a dir poco soffocante. Quindi, ovviamente, il nostro. Um, Soprattutto perché ragazzi, ora al di là della situazione che ha, ma soprattutto perché è felice che Linette voglia fare comunque questi passi avanti, non può che non accettare la sua proposta. E così ragazzi, mentre la nostra è qui, che sistema un po', ripone, e poi andrà a dedicarsi finalmente alla sua programmazione, vieni qua, tesoro. Il nostro Harvey, immaginiamo ovviamente che in 448 no, abbia preso giusto. Um, anche perché non, è, non si era ancora del tutto sistemato, ragazzi, bene a casa sua, era un po' Harvey, un po' come dire, <coughs> no? Ancora stava cercando la domestica, figuratevi, e vai, se c'è una programmazione tesoro, il nostro Harvey farà un passo molto importante, ovvero, come potete vedere, lui è un tecnico dell'ufficio postale, lascerà il suo lavoro... Per cercare qualcosa più attinente con le sue no? con la sua personalità. Vi ricordo, ragazzi, che lascia, ovviamente. E vedete, è felice perché non ha mai amato, poi, comunque, no? La vita che faceva prima. Il nostro è un po' snob, ovviamente, per ovvi motivi. Ama l'aria aperta è buono. Quindi direi che sta a voi a questo punto, quale lavoro dovrebbe fare Harvey, ragazzi? Perché non ha dei tratti e né un'aspirazione, no? Precisa. Quindi siamo un po' liberi. È un tipo che ama l'aria aperta. È buono. È snob. Quindi ditemi voi, secondo il vostro giudizio, io vi lascio eh beh, con questa schermata: cosa dovrebbe fare Harvey? Io ovviamente andrò Madonna, quanti soldi tesoro! Andrò a eliminare. Purtroppo per noi avevamo 5440 Simoleon. Quindi io andrò a rimettere quel, quella cifra, ragazzi. Perché vi ricordo che in questa uh, Legacy Challenge non possiamo accettare i soldi portati dal marito, cioè dal compagno. Diciamo così. Cosa dovrebbe fare Harvey? Magari potrebbe fare una, una carriera di quelle attive, ragazzi. Perché comunque, no? Oppure un'altra di queste, in base ai tratti, un po' alla sua personalità, magari potrebbe entrare nell'esercito e potremmo sperimentare con lui il nuovo lavoro? Chi lo sa? Io un tipo un po' snob nell'esercito, ragazzi, di vero, non ce lo vedo, però queste sono le carriere, tra lasciando uomo d'affari perché se n'è appena andato da lì, ragazzi, c'è cioè attore, detective, medico, scienziato, agente segreto, astronauta, atleta, criminale... Direi di no perché non ce lo vedo, però vabbè. Critico, cuoco, abbiamo detto esercito, giardiniere, guru tecnologico, che è il lavoro che fa Linette, influencer di stile, intrattenitore, pittore, politico, scrittore, social media. Quale fra questi dovrebbe essere il lavoro adatto, secondo voi, ad Harvey? Fatemelo sapere nei commenti. Intanto io vado a inserire il trucco per... Eliminare 52.414 simoleon, ragazzi, fa malissimo vedere soldi, tutti quei soldi che se ne vanno così, però. Ci sta e direi che a questo punto noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Fatemi sapere cosa ne pensate. Arvi ha fatto la scelta giusta? Il discorso che insomma ha fatto LINET ehm, lo trovate con una lavastoviglie? Beh certo, ora lui inizia a pensare a tutte le cose che possono essere utili qui. Ehm, lo trovate giusto, ragazzi? Oppure secondo voi eh, Linette parla facile? E Darve ha sbagliato, magari, no? A prendere questa scelta, a mollare tutto, a trasferirsi da lei per essere libero. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io sono veramente curiosa, ragazzi, di sapere qual è il vostro punto di vista. Qua dovremmo ripiantare l'alberello, ragazzi, perché l'altro era andato via. Morto praticamente, ok. Quindi se l'episodio vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, previste, link al canale dei miei amici youtuber e anche ragazzi, fondamentale, il link al forum di The Sims Saga, nonché il link al sito delle creazioni della mia cara amica Tati. Vi ricordo creazioni come queste, che sono adorabili. Perché, come ormai sapete, per chi mi segue, questa challenge comunque è in collaborazione con il forum e, in particolar modo, ancora di più con Tati, che ha creato anche questa bellissima casetta, ragazzi. Che presto verrà modificata piano piano perché iniziamo a avere dei soldi da parte. Quindi io vi abbraccio forte, vi auguro un fantastico fine settimana. Fatemi sapere cosa ne pensate quale lavoro dovrebbe scegliere, secondo voi, Harvey. Una buona giornata o una buona serata, a seconda sì, del momento in sì. cui guarderete questo episodio. Vi rimando, come sempre, al prossimo, sul, sul Simmer. E non...